Benvenuti a Caffè Con. Oggi ho il piacere di ospitare la dottoressa Patrizia Misciatelli del RIP, presidente di AIFO, Associazione Italiana Family Office. Benvenuta dottoressa, grazie molto per aver accettato l'invito. Con me, molto felice di essere con voi. Oggi parliamo di Family Office. Certo. Partirei, no? Diciamo le tre principali modelli sono il single Family Office, il multi Family Office e il multi client. Sì. Esiste un modello prevalente in Italia? Diciamo che in Italia tutti i modelli sono in fase di crescita e quindi prevalente probabilmente potenzialmente è il multi-client e il single family office, nel senso che ci sono singole famiglie che hanno già realizzato i loro centri di controllo patrimoniale, che è la terminologia che mi piace usare. Certo. E poi c'è una categoria professionale che sta cominciando a organizzare, che è il multi-client, che vuol dire promosso da professionisti, che sta cominciando a organizzare delle strutture di risposta ai bisogni delle famiglie, magari con ricchezze che non consentono il single family office. Invece, pensando ai family office indipendenti, sì, secondo lei hanno dei vantaggi rispetto a quelli di matrice bancaria? La domanda ovviamente è un po' complessa perché richiederebbe più tempo. No, sì, richiederebbe più tempo e so che anche molte strutture bancarie in qualche modo si stanno avvicinando al segmento. In realtà cito una cosa, le do un'informazione. Bene. Recentissimamente è stata, che significa qualche settimana fa, è stata emanata la normativa a Monaco, in Monte Carlo, che regolamenta, che è la seconda in Europa, che regolamenta il family office. Le banche non possono avere partecipazione di maggioranza. Questo perché il valore dell'indipendenza, il valore della totale autonomia nelle scelte, certo, è un prerequisito assolutamente fondamentale. Si parla molto di impact investing, no? Questo per spiegare ai nostri audience, cioè questo fatto che enti benefici insomma acquistano, sollevano raising fund attraverso investitori che amano anche investire su azioni ad impatto sociale. Molto sviluppato per esempio nei paesi di origine anglosassone, molto sviluppato. Sì. C'è un'evoluzione, un trend anche in questa direzione in Italia? Ma noi abbiamo ospitato e affianchiamo iniziative di impact investing che vengono da Londra, che diciamo che progettualità italiane non sono ancora particolarmente sviluppate, però nel segmento dei diciamo grandi investitori qualificati come Family Office c'è una necessità di finalizzare una parte del patrimonio in filantropia strategica. L'impact investing ha la caratteristica di poter coniugare anche un obiettivo di performance e quindi dà alla filantropia un posizionamento più strategico dentro l'asset allocation. Ho letto, mi corregga se sbaglio, che la tendenza un po' dei family office è sempre più G-local, no? Cosa vuol dire? È vero secondo lei? Che è il famoso pensare global, sì, e agire local. Local, no? Sì. Allora, il pensare global è indispensabile perché il family office ha la responsabilità di cercare le best practice ovunque esse siano, senza confini, sì, e quindi portare alla famiglia tutte le migliori esperienze nei diversi segmenti professionali. Ovviamente il local rimane perché il local vuol dire avere la capacità di rispettare nel nostro paese una ricchezza che molte volte ha una matrice abbastanza recente, di un'imprenditoria molto localizzata. Quindi radicata e nel quindi territorio. C'è, sì, un radicamento nel territorio. Sì, certo. Certo che sì. Per concludere, dottoressa, qual è secondo lei il futuro driver dei family office in Italia? Sono due importanti. Il primo è la trasparenza fiscale. Quindi l'EVD, tutto quello tutto che sappiamo, che sappiamo fa sì che tutto il patrimonio sia disclosure su uno stesso tavolo e quindi è necessario organizzarlo in maniera sistematica. Il secondo fenomeno è la continuità tra generazioni, meglio detto passaggio, è un termine che io non amo, meglio parlare di continuità tra le generazioni, perché ovviamente c'è un tema di razionalizzare il patrimonio in modo che sia capace di vivere nel tempo e capace di avere una regia indipendente dai molti attori
che al patrimonio possano progressivamente fare riferimento. Bene, grazie dottoressa per essere stata qui con noi, un piacere. È stato un piacere per me.